Sono entrambe fuori uso le TAC dell'ospedale Sant'Elia, hanno smesso di funzionare a distanza di poco tempo e ancora non sono state aggiustate con notevoli disagi per i pazienti. Mentre l'emodinamica, anch'essa non attiva da qualche settimana, ha ricominciato a funzionare nelle scorse ore, la TAC resta ancora al palo, nonostante le rassicurazioni che arrivano dai piani alti dell'ASP rispetto ad un imminente ripristino del servizio. Di questo avevamo qualche giorno addietro chiesto conto all'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, che assieme al sottosegretario alla salute Davide Faraone erano venuti a Caltanissetta a raccontare il nuovo piano di riordino della sanità, e così ci aveva risposto. Gli inconvenienti è compito dei direttori generali, come dire, fare in modo che quando accadano ci siano le soluzioni immediate, perché accadono. Si può guastare una macchina, ma è necessario, proprio perché le macchine si possono guastare, le apparecchiature si possono guastare, che ci sia immediatamente la soluzione per sostituire quella macchina. Dunque, compito dei direttori generali è occuparsi delle emergenze. Allora, 80.000 euro per un tubo radiogeno di una TAC, 28.000 euro per due pezzi dell'altra TAC rotta, uno dei quali è già stato acquistato, dunque pare che nelle prossime ore almeno una delle due TAC dovrebbe riprendere a funzionare, se no i pazienti dovranno ancora, come accaduto nelle ultime settimane, andare ad Enna oppure a San Cataldo.